Sicuramente un bilancio ultra positivo, perché ad Andria dopo tanti anni è ritornata la festa dell'unità, che è sempre stata in passato una festa importante, una festa di grandi tradizioni. Io col segretario cittadino, con la mia segreteria, ho cercato di far rivivere quelle belle feste che facevamo in passato. Ho avuto delle bellissime soddisfazioni per gli ospiti che sono venuti. Tutti gli inviti che ho fatto sono stati entusiasti di venire ad Andria. Abbiamo iniziato con il nuovo europarlamentare Antonio De Caro, con i sindaci delle città capoluogo, un grande bagno di folla. Poi il presidente De Luca, voglio dire, che rappresenta la buona amministrazione del centro-sud, veramente un meridionale che sta amministrando molto bene. Si figuri che quando io, capogruppo di DS, andai a Salerno a vedere come gestivano la raccolta dei rifiuti, perché erano all'avanguardia, anche con De Luca, grande bagno di folla, tantissima gente, bellissima giornata. Poi abbiamo chiuso col sindaco Leccese, insieme al quale ci sono stati tutti i sindaci della BAT. Io penso che è un bel viatico per rafforzare il Partito Democratico nella BAT e per prepararci a delle sfide molto importanti, perché ci avviciniamo nel 2025 alle regionali, che anche quella, voglio dire, dopo 2 anni di Nichi Vendola, 2 anni di Michele Emiliano, noi speriamo di continuare sul buon governo e su quella strada da loro tracciata. Poi avremo elezioni amministrative importantissime, perché si vota ad Andria e si vota anche a Trani. E da quello che mi diceva ieri l'onorevole De Caro, cioè, sicuramente avremo anche le elezioni provinciali di primo livello.